Benvenuti alla diretta di oggi dedicata al caso Charlie Gard, a mantenere sempre molto alta l'attenzione su quel che sta avvenendo intorno alla vicenda di questo bambino che rischia francamente la vita mai come in queste ore. E dunque, mai come in queste ore, è fondamentale la vostra presenza. Saluto Laura Monaco, Silvia Pardolesi, Flaminia Longobardi, Fabio Pernechele, Sara Deodati, Matteo Longinotti, Giuseppe Brienza, Ivana Pecora, Roberto Mura. Devo chiedervi immediatamente di non solo condividere sul vostro profilo la diretta che stiamo per avviare, non solo di fare un mi piace che rende quindi la diretta più fruibile attraverso il logaritmo di Facebook, ma anche di invitare direttamente i vostri amici a partecipare. Saluto Alberto Agus, Francesco Sciarrabone, Andrea Cavenaghi, si è appena abbonato alla Croce, lo ringrazio. Saluto Prisca Vegni, Caterina Sani, Nicola Fungenzio Di Liberto, che dice: che giornata triste, ma non intristiamoci, ragioniamo su quello che possiamo fare ora, che dobbiamo fare ora. Saluto Beatrice Nazarena Novelli, Angelo De Santis e Guido Pianeselli del Popolo Famiglia di Roma, insieme a Sara Deodati e Giuseppe Brienza e Irene Stagliano, che ho già salutato. Carmen Benevento dice che si blocca, ma a me sembra che la diretta sia molto fluida. Saluto Simone Diali, Don Damiano Cavallaro, un sacerdote di grandissima intelligenza, grazie di essere qui con noi. Caterina Sani, Carla Lodi, Augusto Caratelli, fratello Antonio Iannaccone, altro religioso di fondamentale importanza per il popolo della famiglia. Alberto August dice: preghiera e forza con Gianfranco Amato, il nostro segretario nazionale, che oggi è a Nuoro, domani ad Oristano e venerdì a Cagliari, proprio per parlare di Charlie Gard. Saluto Mauro Rotunno, Fiorenza Pasini, Andrea Domenici, Federica Vacca, Alessandra Tumino, Michela D'Adamo. Qualcuno dice che si blocca, a me sembra che la diretta sia fluida. Quindi, come dice Angelo De Santis, non molliamo adesso. Fatemi salutare anche Romana Cordova, Catiuscia Longobardi, Luigi Di Marino, Mariella Previti, Giovanni Barbaro. Vi chiedo un mi piace, un condividi e, se potete, soprattutto un invita. Invitate i vostri amici a partecipare alla diretta. C'è un bottone sulla diretta che vi permette di invitare tutti i vostri amici. C'è anche il grande Massimiliano Fiorin, reduce dalla trattativa a Riccione per il Popolo della Famiglia nel governo della città. C'è Isabella Dagliana, sono gli amici di Udine, c'è Antonio Casini, c'è Don Massimo Lapponi che ci segue dallo Sri Lanka, c'è Elena Roncarati, Enrica Buttarelli, Marilisa Tessari, Claudia Brignoli. Allora vi chiedo: mi piace, condividi sulla vostra pagina e poi soprattutto l'invito ai vostri amici a partecipare. Cominciamo a guardare i fatti di oggi. C'è anche Emanuele Pizzatti, domani protagonista sul quotidiano La Croce, vi consiglio di leggere. Cosa è successo oggi? Oggi in mattinata c'è stata una telefonata tra il ministro degli esteri italiano, che si chiama Angelino Alfano, e il ministro degli esteri britannico, che si chiama Boris Johnson. Boris Johnson è un conservatore, come la Premier Theresa May, ma è un conservatore molto vicino alle posizioni LGBT e liberal, quindi un po' anomalo. È arrivata anche Paola Belletti, la saluto volentieri, insieme a Natalina Minuz, altra abbonata di oggi alla Croce. Mi chiedono come si invita. In diretta potete fare invita i vostri amici uno per uno, i vostri amici invitare a partecipare alla diretta. Allora, la telefonata come è andata? È andata con il ministro degli esteri, che ha ribadito la richiesta della presenza di Charlie al Bambin Gesù, e Boris Johnson ha detto: no, non si può fare per ragioni legali. Ha usato questa espressione.
Le ragioni legali sono state evidenziate poi dal presidente dell'ospedale Bambino Gesù, che si chiama Mariella Enoch. Il presidente dell'ospedale Bambino Gesù ha testualmente dichiarato: lo trasferirebbero solo se noi fossimo disposti a eseguire le sentenze della Corte Suprema, quindi a non curare più il bimbo e a staccare la spina. È ovvio che a questo abbiamo risposto di no. D'accordo? Allora, questo è il dato. Quando dicono ci sono ragioni legali, e lo dice il ministro degli esteri di Sua Maestà la regina Elisabetta del Gran Bretagna e Nord Irlanda, la traduzione è: lo trasferirebbero solo se al Bambin Gesù fossero disposti ad eseguire la sentenza di morte della Corte Suprema. Non è un'illazione, non è un allarmismo che stiamo lanciando attraverso questa diretta, è un fatto dichiarato tra virgolette. Questo è l'elemento da cui dobbiamo partire. Il ministro degli esteri parla di ragioni legali, le ragioni legali sono state tracciate sia dall'ambasciatore italiano a Londra, che si chiama Terracciano, sia dal presidente del Bambin Gesù, che si chiama Mariella Enoch, e entrambi hanno verificato che la finalità del mancato trasferimento è solo perché il Bambin Gesù non si adegua alla sentenza della Corte Suprema che prevede la soppressione del bambino. Dobbiamo entrare in questa logica. Fratello Antonio Iannacconi dice: cominciamo a portarli in Italia, poi si vede. Non può funzionare così. La logica prevede dei rapporti di natura giuridica. Ringrazio Gianna Jessen here for Charlie. Anche Gianna Jessen dagli Stati Uniti d'America, qui connessa in diretta, for supporting Charlie Guard's life. We have to understand that only our eyes, only our soul is becoming fundamental to let Charlie live. Ho appena detto a Gianna Jessen che è fondamentale la sua presenza qui, perché solo il nostro sguardo, solo il mantenimento dell'attenzione mediatica mondiale su questa vicenda sta tenendo Charlie in vita. Dobbiamo avere la percezione chiara, chiara, che quello che stiamo facendo in questo momento, cioè questa diretta partecipata e sarà vista da migliaia e migliaia di persone, e grazie anche al contributo di Gianna Jessen, travalicherà i confini del paese, è il mezzo con cui noi stiamo tenendo in vita Charlie. Se si affievolisse la nostra attenzione, Charlie morirà. Deve essere chiaro questo, cioè quello che stiamo facendo ora, quando noi diciamo in questo momento: invitate i vostri amici a partecipare alla diretta, condividete questa diretta sulla vostra pagina, rendete partecipi più persone possibili delle cose che stiamo facendo ora. Bene, questo è ciò che sta mantenendo in vita Charlie Gard. È il dato di fatto. È il dato di fatto. Emanuela Pezzatti dice: sei un grande. No, siete grandi voi. Siete grandi voi che state rendendo possibile e praticabile questo miracolo. Questo miracolo. Gianna Jessen dice con chiarezza: I do not understand the delay. He needs to get to Italy or America now. 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 Adesso. Adesso. Deve arrivare in Italia adesso. Vogliamo farlo sentire questo grido? E allora immediatamente mi piace, condividi sul tuo profilo, invita tutti gli amici. Diventiamo moltitudine. Quello che ci ha insegnato Gianna con la sua testimonianza individuale, ogni testimonianza individuale, ogni capacità di impegno, di lotta e di preghiera può riuscire a cambiare radicalmente le cose. In questo caso può riuscire a cambiare radicalmente le sorti
tra vita e morte riguardo a un bambino. E questo bambino lo voglio dire a Don Mauro Leonardi. Don Mauro Leonardi oggi ha scritto delle parole davvero sbagliate, dicendo che Charlie è diventato un vessillo ideologico, vittima di un accanimento mediatico che è peggiore dell'accanimento terapeutico. Bene, voglio dire a questo sacerdote, già noto per essere sostenitore dei gruppi gay a favore dell'utero in affitto, che io oggi devo incassare il sostegno di una cantante come Cher, certo molto lontana, diciamo, dal modello cristiano e cattolico, diciamo, no? Una donna proprio tutt'altra rispetto alla nostra vicenda. E devo sentirmi dire da un sacerdote che c'è un accanimento mediatico e che Charlie non deve essere un vessillo ideologico. Charlie è un vessillo, inevitabilmente, è un simbolo, e sopra quel vessillo, caro Don Mauro, c'è la croce. C'è la croce, la sofferenza di Charlie è la sofferenza di Cristo. Un cristiano come fa a non vederla? Lo dico umilmente al sacerdote, da ultimo dei peccatori, ma è evidente che è così. E non c'è nessun accanimento mediatico, solo l'attenzione mediatica permette a Charlie di vivere. Sapete perché oggi sono vestito d'azzurro, di blu? Perché i genitori di Charlie hanno chiesto di vestire i monumenti di blu. Vestire i monumenti di blu. E allora in Italia faccio un appello al sindaco di Roma Virginia Raggi, al ministro Dario Franceschini: vestiamo di blu il Colosseo e facciamo vedere come il Colosseo diventa testimone della volontà del popolo italiano di tenere in vita Charlie Gard. È quello che stiamo facendo ora, quello che stiamo facendo in questo momento. Vi chiedo davvero di continuare a invitare i vostri amici. C'è qualcuno che chiede come si fa a invitare gli amici. Invitate i vostri amici a partecipare a questa diretta, oltre che condividete questa diretta sul vostro profilo Facebook e continuate a fare mi piace alla diretta. Perché? Perché con questo meccanismo, con quello che il povero Don Mauro definirebbe accanimento mediatico, stiamo tenendo in vita Charlie. Gianna Jessen scrive: "But at this point, both countries, he just needs to get out of that place now." Esattamente, dobbiamo ora portarlo via da Londra. Ma perché l'ho detto chiaro, e ho anche scritto, e domani lo trovate sul quotidiano La Croce: Erode vuole il bambino morto. Ormai è chiaro, dopo la telefonata con Boris Johnson, c'è stata anche una dichiarazione di Theresa May che supporta il Great Ormond Street Hospital di Londra. Una dichiarazione che è stata definita deprecabile dai genitori di Charlie Gard. Allora mettete insieme tre sentenze della magistratura britannica, mettete insieme la sentenza dell'Alta Corte, della Corte d'Appello e della Corte Suprema, mettete insieme la scelta iniziale originaria dei medici del Great Ormond Street Hospital, mettete insieme la risposta di Boris Johnson, i cosiddetti motivi legali, traduceteli attraverso le parole della Presidente del Bambin Gesù, seguite la modalità con cui è stato attaccato il Bambin Gesù da alcuni media come il Guardian e come la Associated Press, e capirete immediatamente che a Londra si vuole Charlie morto. Erode vuole Charlie morto. Don Mauro Leonardi non ha scritto sulla pagina come Gesù, ma ha scritto sulla pagina dell'AGI, dell'Agenzia Italia, una delle principali agenzie di stampa italiane. Ora, se questo è un dato di fatto, a Londra si vuole Charlie morto, e lo si vuole su più piani: sul piano medico, sul piano giuridico e sul piano politico. C'è un'opposizione vastissima che ha come epicentro questo luogo, la mobilitazione dei cattolici italiani. Per questo chiedo a tutti, a Pippo Imbesi, a Claudia Brignoli, a Vincenzo Tedesco, a Cinzia Gioia,
non solo di essere qui presenti a questa diretta, a Carlo Minnella, a Maria Paola Canali, ma di fare un mi piace, un condividi sul proprio profilo e di invitare tutti gli amici a seguire la diretta. Perché attraverso la nostra capacità di essere moltitudine, noi stiamo salvando la vita di Charlie. Quando dovesse affievolirsi il nostro sguardo, contrariamente a quello che dice Don Mauro Leonardi, quando si affievolirà l'accanimento mediatico, allora sì, ci sarà l'esecuzione della sentenza di morte. Allora noi possiamo, davvero abbiamo quest'arma qui che nessuno si aspettava che potesse essere accesa in maniera così preponderante. Pensate, tre dirette hanno fatto 65.000 persone. 65.000, un numero straordinario, appena tre dirette dopo il mese di blocco che avevo avuto. Allora vuol dire evidentemente che c'è un popolo che si sta muovendo e si deve manifestare, si sta manifestando. Saluto Francesca Patuzzi, Paolo 40, Gianni Grenga, Cecilia Maria Biancarelli. Oltretutto, all'ospedale Bambin Gesù hanno preparato, vi ho detto, il conflitto è diventato anche medico, un protocollo, stanno preparando un protocollo con medici internazionali che possa provvedere a dare trattamento alla malattia di Charlie sia a Londra che a Roma che a New York. Capito cosa significa questo? Vuol dire che i medici del Bambin Gesù non ci stanno e dicono Charlie può essere trattato altrimenti rispetto alla modalità con cui state trattandolo voi, cioè portandolo verso l'uccisione. Questa è una decisione importantissima dal punto di vista medico. E allora il primo conflitto che è in atto è un conflitto sul piano medico. All'ospedale Bambino Gesù stanno preparando un protocollo internazionale che consenta di curare altrimenti Charlie Gard. Poi c'è il conflitto di natura giuridica. Ci sono le sentenze dell'Alta Corte britannica, della Corte d'Appello, della Corte Suprema britannica, della CEDU, ma c'è anche una civiltà giuridica altra, la nostra, che dice che noi, come dice Paola Belletti, i nostri figli fragilissimi, malati, bisognosi di tutto, non dobbiamo temere. Noi diciamo qui in Italia che questi malati non li uccidiamo, li curiamo. Come ovvio che sia, e dunque il conflitto, anche dal punto di vista giuridico, è quello tra una sentenza che in Gran Bretagna diventa possibile, ma in Italia sarebbe impensabile dal punto di vista giuridico. Dunque, Erode è in Gran Bretagna, Gesù si difende dall'Italia. Questo è l'elemento di cui dobbiamo sentirci partecipi. Stiamo davvero innalzando il vessillo della croce. E attraverso questo stiamo respingendo un'istanza giuridicalmente e civilmente barbara. Barbara. Questo è ciò che dobbiamo dunque capire. Primo conflitto di natura medica. Ci stanno pensando i medici dell'ospedale Bambin Gesù. Conflitto di natura giuridica. Ci sono leggi contrastanti, evidentemente rispetto a quella che ha portato alla sentenza Charlie Gard. Infine, il conflitto tra opinione pubblica, evidentemente. Io non vedo un'opinione pubblica, lo dico con franchezza, che tifa per l'uccisione di Charlie. Vedo qualche medico strampalato, ideologico, alla Silvio Viale, probabilmente in connessione emotiva con i medici del Great Ormond Street Hospital di Londra. Ma non vedo un'opinione pubblica che dice uccidete Charlie. Vedo invece una grande opinione pubblica mobilitata in maniera grandiosa che voi state mobilitando anche in questo momento. Ve lo ripeto, un mi piace, un condividi alla diretta, invitate i vostri amici a partecipare personalmente alla diretta, fate di voi stessi protagonisti del cambiamento che volete nel mondo. E questo cambiamento lo realizzate se oggi riusciamo a costruire ancora una volta una dimensione di voce alta, gridata a difesa della vita di Charlie. È la mobilitazione del mondo cattolico italiano, è la mobilitazione dell'autorità della Santa Sede, dal segretario di Stato fino al Papa, e come dice Guido Pianeselli, non dimentichiamo mai che siamo la culla della civiltà giuridica, non la mortifica Europa. Una mortifica
mortifera Europa, quella della cultura dell'aborto e dell'eutanasia, della cultura della morte, che purtroppo è detenuta da una cricca, fatemela definire così, della massoneria internazionale che governa purtroppo molti dei piani che vi ho indicato. Il piano medico, il piano della giustizia, il piano politico e della mobilitazione intellettuale dei media. Volete una dimostrazione? Faccio un nome fondamentale, Jacques Attali. Jacques Attali è il mentore del presidente francese Macron, lo conoscete, e scriveva in un suo libro fondamentale, L'avvenire della vita. Appena supera i 60 anni, l'uomo ha una vita più lunga del suo periodo produttivo e costa caro alla società. Credo che nella logica stessa della società industriale l'obiettivo non sarà più di aumentare la speranza di vita, ma di far sì che nel periodo di vita determinato l'uomo viva il meglio possibile, ma in maniera tale che le spese per la salute siano il più ridotte possibile per quanto riguarda i costi per la collettività. È decisamente preferibile che la macchina umana si fermi brutalmente che non assistere al suo deterioramento. L'eutanasia sarà uno strumento essenziale delle società future. Questa è la presa di posizione di Jacques Attali sul tema dell'eutanasia. È uno dei più importanti e più influenti uomini politici, consiglieri di Stato e massoni d'Europa. E in Europa passa questo criterio. La nostra difesa rispetto a tutta questa lotta che ci fanno dei sistemi enormi, pensate all'Associated Press che scrive contro il Bambin Gesù, pensate appunto ai sistemi di tutte queste sentenze una dopo l'altra, tutte omogenee rispetto alla volontà dei medici di uccidere Charlie. Pensate che macchina enorme che è in campo, guidata dalla massoneria internazionale. La nostra difesa qual è? Qualche diretta Facebook. Quindi stiamo lavorando con non Davide contro Golia, ma con 50 testate nucleari contro una mazza fionda. Eppure la mazza fionda sta fermando. Sembriamo i 300 delle Termopili, non me lo fate citare un'altra volta perché purtroppo poi finiscono male. Stiamo fermando questa macchina di morte. E allora dobbiamo resistere, come dice Nico. Marco Buono parla di neomalthusianesimo. Paola Ganz dice: puoi farmi le fonti di Attali, Jacques Attali. La fonte precisa del testo che vi ho letto è L'avenir de la vie. Un libro del 1981, a cui posso aggiungere anche il suo libro Lessico per il futuro, un libro più recente del 2008, in cui Attali dice: alcune delle democrazie più avanzate sceglieranno di fare della morte un atto di libertà e di legalizzare l'eutanasia, altre fisseranno dei limiti precisi alle spese per la sanità, calcolando anche una spesa media. Un diritto di vita che ognuno potrà utilizzare fino ad esaurimento. Capito cosa vuol dire tutto questo? Tutto questo vuol dire che loro hanno in testa un sistema in cui i costi sanitari sono fissi. Non puoi essere uno che ha bisogno di più. Se hai bisogno di più, devi morire. Questo è il criterio fondamentale. Anita Bianchi dice bene, potere e denaro hanno preso il posto di Dio. Questo è il fatto. Questa cultura della morte non è espressa a nome nostro del popolo della famiglia, dice Francesca Marzoli. Flaminia Longobardi dice difenderemo a tutti i costi la vita. Signori, io spero che vi sia chiaro il livello, chiamiamolo pure, decisivo del lavoro che state facendo voi in questo momento. Io lo dico con chiarezza, finché ci saranno queste decine di migliaia di sguardi tutti i giorni, anche attraverso questa diretta, a vegliare Charlie Gard non potrà essere ucciso. Dipende veramente da noi, dalla nostra capacità di non stancarci di essere mobilitati. Vedo che è arrivata anche
Silvia Lucchetti, lo chiedo anche a Silvia, lo chiedo a Don Francesco Colamonaco, lo chiedo a Guido Mastrobuono che ha appena chiuso l'esperienza di Economia e Vangelo per questa stagione, lo chiedo a Don Filippo Cotroneo, lo chiedo a Francesco Bernardini, a Marilena Sciarrone, a Faustino Cogliandro. Fate mi piace, condividi sulla vostra pagina della diretta e invitate tutti gli amici a partecipare a questa diretta, perché più sguardi metteremo sulla vicenda Charlie Gard, tenendoli sempre accesi, più sarà possibile che Charlie Gard si salvi. Quando si affievolirà il nostro sguardo, lo ridico, in maniera assolutamente contraria rispetto a quello che dice Don Mauro Leonardi per parla di accanimento mediatico, quando si spegneranno le luci dei nostri sguardi e dei media, per Charlie sarà la fine. Dunque, noi davvero dobbiamo usare lo slogan dei genitori di Charlie che ha citato ora Marco Buono: se lui combatte ancora, anche noi combattiamo. O come dice Pippo Imbesi, non spegniamo questa luce di speranza. Gianna Jessen, why are so many clergy being so silent about Charlie? È vero, molti sacerdoti, oggi purtroppo citiamo Don Mauro Leonardi che proprio dice le cose al contrario di quelle che andrebbero dette, però va anche detto che molti sacerdoti sono qui presenti adesso, in questa diretta, li sto citando. Don Massimo Lapponi, fratello Antonio Iannaccone, Don Francesco Colamonaco, Don Filippo Cotroneo, tantissimi sacerdoti. Dear Gianna, a lot of clergy are here now with us praying for Charlie's life and not only praying. Non stiamo solo pregando, stiamo agendo, perché preghiera e azione per noi del popolo della famiglia sono un lavoro da compiere assolutamente all'unisono. E infatti Maria Beatrice Ungaro dice: si interrompe spesso, ma io sono sempre qui. Io veramente vedo la diretta molto fluida, spero che stia funzionando la diretta. Paola Ganzi dice: grazie Mario, mi dai sempre coraggio, siete voi a dare coraggio a me. Siamo insieme una moltitudine che sta lottando, e chi sta in battaglia non può non avere coraggio, altrimenti in battaglia non ci va. Dunque, noi siamo in battaglia, a noi la battaglia, a Dio la vittoria, ma in battaglia ci si va con il coraggio, con la capacità e la volontà di veder trasformato in realtà quello che è un intendimento che appartiene all'invocazione che rivolgiamo a Dio di salvare la vita di Charlie. Noi questo lavoro lo compiamo con forza, con chiarezza. Michela D'Adamo mi dice pure che la diretta è fluida. È arrivato anche Davide Dalla Marta del Popolo Famiglia del Friuli Venezia Giulia, è arrivata la bellissima e bravissima Deborah Vezzani, è arrivata Anna Maria Silvestri, Giuseppe Brienza ricorda le parole di Parolin, le parole di Bassetti, c'è Bernarda Raucci, c'è Daniela Scavolini. C'è Piera Giacometti, diceva bene tutto, perfetto. E allora facciamo sì davvero che questa diretta venga percepita da tutti coloro che possono percepirla. Un mi piace, un condividi, un invita alla diretta per questa nostra serata che trascorriamo insieme. In cui vi ricordo che oggi sul Corriere della Sera c'era proprio scritto, c'è stato un pediatra che ha preso una posizione sul Corriere della Sera dicendo: in Gran Bretagna la questione dei costi sanitari è una questione fondamentale. Quindi cosa sta accadendo di fatto? Sta accadendo, perché Charlie, molti me lo chiedono, ma perché hanno questa ostinazione per volere Charlie morto? Perché serve loro un precedente. Vi ricordo che la Gran Bretagna ha un regime giuridico che si chiama di common law. I precedenti sono legge, dunque se la sentenza che viene emessa viene anche applicata, evidentemente quel precedente diventa normativa per i prossimi casi a seguire. Dunque il controllo delle spese sanitarie non riguarda il singolo caso di Charlie, ma in prospettiva e drammaticamente
rappresenta un precedente per tutti i disabili non autosufficienti, incapaci di poter esprimere la propria volontà, che sopravvivono attraverso macchinari. È chiaro? È un precedente dal punto di vista giuridico di cui loro hanno bisogno, perché in un regime di common law quel precedente diventa law, diventa legge, e consentirebbe dunque loro di contenere costi sanitari per tutti i casi di disabilità non autosufficiente in cui colui che è paziente è per la sua sopravvivenza collegato a macchine. E deve essere chiaro questo tipo di elemento. Questo è il tema giuridico che è in campo. L'Italia non ha un criterio di common law. Per le nostre leggi, quello che viene fatto a Charlie è semplicemente impensabile. Dunque, c'è un conflitto, come vedete, di natura giuridica, in cui i medici, i giudici e i politici del sistema britannico pretendono questo precedente per poter poi operare coerentemente sui piani successivi. Felice Liccardi dice: però i malati terminali li trattano perché altrimenti le case farmaceutiche si incacchiano. Esattamente. Nell'oncologia c'è un vantaggio economico per le case farmaceutiche e allora ovviamente il trattamento è completamente diverso. Ma noi possiamo regalare in un paese fondamentale come la Gran Bretagna la valutazione della cura della persona a valutazioni di tipo di mercato, di business? Allora, come dice Laura Bolognini, infatti ci sono altri bambini in pericolo. Si sta parlando di un precedente che diventerebbe sentenza di morte per molti bambini, ma anche per molti anziani, per molti dementi, per molti che hanno le conseguenze gravissime del morbo d'Alzheimer, quando il morbo d'Alzheimer comincia a colpire anche le capacità psicomotorie. Dunque, se noi costruiamo purtroppo questo precedente giuridico in Gran Bretagna, rischiamo di avere un virus in Europa che si espande in tutta Europa. Vi ho detto già in un'altra diretta che in Olanda si discute in questo momento della soppressione dei dementi. L'eutanasia, lo ricordiamo, l'orrore dell'eutanasia prevede comunque l'atto di volontà di un paziente. Il paziente dice: uccidetemi perché non ce la faccio più. Adesso in Olanda si sta ragionando sul fatto che come fa un demente a esprimere la propria volontà? E l'ho già detto l'altro giorno, in Europa, in Italia, 1 milione di anziani sono dementi, 600.000 malati d'Alzheimer, altri 400.000 malati di altre forme di demenza, sono 5 in tutte le forme di demenza. La discussione olandese è pericolosissima e se passa il precedente britannico che dice posso sopprimere il disabile non autosufficiente collegato a macchine, pure se lui non mi dice esplicitamente sopprimimi, andiamo oltre, molto oltre, pericolosamente oltre ciò che è l'eutanasia. Ed è questa purtroppo la finalità che ho raccontato, espressa esplicitamente da uno dei capi della massoneria internazionale, non un signor nessuno, ma quel Jacques Attali che ha attraversato la politica europea dai tempi di Mitterrand fino ad arrivare a Macron, e che è il simbolo, un simbolo della elaborazione scientifica, coerente, giuridicamente limpida della massoneria internazionale. La strada che noi abbiamo è la battaglia dal basso, la risposta dal basso di We the People, noi popolo, popolo della famiglia, fatemi dire qui in Italia, che stiamo organizzando una struttura di resistenza che è in grado di resistere a questa offensiva. E quindi la partita che oggi si gioca sul corpo immobile di Charlie Gunn è in realtà capace di muovere il mondo. Questo bambino ha la capacità di muovere il mondo. Era per questo ciò che andiamo dicendo oggi è così rilevante. Spero che abbiate capito perché questa diretta
deve essere percepita da più persone possibile. Vi chiedo di nuovo un mi piace, un condividi la diretta e un invito a tutti i vostri amici affinché vengano in connessione con noi oggi. E noi dobbiamo spiegare tutti i piani, dobbiamo spiegare il piano medico e dunque che alla posizione dei medici del Great Ormond Street Hospital di Londra si contrappone sul piano medico un protocollo internazionale su cui sta lavorando l'ospedale Bambin Gesù, che può essere applicato a Londra, a Roma, a New York inevitabilmente in maniera uguale. Possiamo rispondere e dobbiamo rispondere sul piano giuridico, dunque contrastando le sentenze delle tre corti britanniche e della CEDU attraverso un'altra forma di civiltà giuridica, che è quella che tutela la dignità della persona, e poi la grande mobilitazione, la grande lotta sul piano politico, rispetto alla quale ricordiamo che Boris Johnson, governo conservatore, esprime una posizione per noi totalmente inaccettabile. Quindi queste sono politiche di destra e di sinistra, purtroppo. In Europa sono assolutamente ormai diventate politiche trasversali, perché governate appunto da una dimensione massonica che è trasversale di per sé. Come dice Silvia Avanza, giustamente, è la cultura dello scarto, quella che richiama sempre Papa Francesco. Grazie a Alba Nuova che ha condiviso la diretta. Angelo De Santis dice: se accettiamo che uno Stato può decidere la sorte dei propri cittadini contro la loro volontà, passiamo una linea di demarcazione fondamentale e imbocchiamo una via da cui non si fa più ritorno. Perfetto, Angelo De Santis, protagonista del Popolo della Famiglia, dirigente dell'Associazione Famiglie Numerose, è limpido, ha compreso e tracciato perfettamente la natura della battaglia che è in corso in questo momento, con questa diretta, con la vostra mobilitazione, con la vostra attenzione mediatica. Non ha ragione Don Mauro Leonardi, non è accanimento mediatico. E se è vessillo Charlie, perché certamente è simbolo, è vessillo di una alternativa valoriale forte a una cultura della morte che sta travolgendo l'Europa. Come dice bene Francesco Bernardini, Hitler se la ride. Francesco Di Dio dice: Mario, organizziamo una manifestazione forte per Charlie, oltre naturalmente alla preghiera. Io lo dico con chiarezza, le manifestazioni per essere forti devono essere veramente molto partecipate. Io non credo a manifestazioni con 70 persone, 80 persone, 100 persone. Anche se le leggi le rispetto, le manifestazioni bisogna farle se siamo in grado di mobilitare milioni di persone. Poiché è estate e siamo tutti sparpagliati, è molto difficile. L'attenzione che dobbiamo tenere alta in questo momento è mediatica. Io non credo che riempiremo il circo massimo domani, non ce la facciamo. Dunque, sarà bene da parte nostra utilizzare altri mezzi come questo. Questo è un mezzo molto efficace. Io oggi ho dato un'intervista in una radio e i conduttori di quella radio, che sicuramente non vengono dal nostro background culturale, hanno affermato che in effetti il ragionamento li convinceva. Dunque, noi dobbiamo continuare a usare questo elemento, la capacità di vincere, di essere vincenti, perché i nostri argomenti sono convincenti. E io credo che davvero, unendo la nostra capacità di mobilitazione di queste giornate, con una capacità elaborativa forte, noi possiamo arrivare a realizzare il risultato. Basta tenere gli occhi aperti, la sensibilità mediatica sempre aperta. La Stefi dice: dovessi avere più spazio in TV perché la maggior parte della gente che la guarda sente solo la campana dei media tradizionali e dunque non ha idea della portata del discorso. Oggi ho avuto accesso a una radio, ho provato a fare un'intervista in radio che è stata seguita ed è vero però, non si riesce ad avere la portata complessiva della partita che è in corso. Quello che stiamo dicendo, le varie questioni sul piano medico, sul piano giuridico, sul piano politico, sul piano mediatico, sviscerate con questa attenzione, è evidente che non sono toccate con la stessa attenzione sui media tradizionali. Anzi, sui media tradizionali si tende a dare
una lettura molto emotiva dei fatti, una lettura che non avvantaggia la riflessione sull'argomento. Se la riflessione si fa, se la riflessione si compie, diciamoci la verità, i nostri argomenti sono assolutamente convincenti. Se la riflessione non si compie, si rischia di scrivere cose da dibattito da bar. Lasciatelo morire, sta soffrendo, chi siete voi per decidere, insomma, cose che non hanno senso. E come diceva Stefi, bisogna parlare al grande pubblico e muovere le cose. Voglio dirvi che quello che state facendo qui è grande pubblico, eh? Cioè la mobilitazione di queste tre dirette, 65.000 persone, equivale ormai alla metà della tiratura quotidiana di Repubblica, eh? Cioè stiamo parlando a tante persone. Per questo ci tengo molto che voi fate mi piace, condividete sul vostro profilo e invitate soprattutto alla diretta i vostri amici, perché non è Rai 1, ma comincia a avere una dimensione di ascolto quasi da piccola TV satellitare, da canale di Sky, insomma. E dunque, questo ha un suo impatto, senza ombra di dubbio, per i numeri che siamo in grado di mobilitare anche con questo mezzo totalmente artigianale. Anzi, ho letto sulla pagina di Gianfranco Amato che c'era uno che mi rimproverava perché si vede la luce del lampadario dietro. È ovvio che c'è la dimensione artigianale, ma dal mio punto di vista è bello che sia così perché mi sembra e mi sento di stare in solidarietà totale con ciascuno di voi che in questo momento mi sta guardando, immagino, dalla propria abitazione, sta dicendo la sua attraverso la propria semplicità, come io cerco di dire la mia attraverso le conoscenze che ho, e dunque su un piano assolutamente paritario con ciascuno di voi, mobilitandoci, come dice Raffaella Bandinu, sul piano delle sante preghiere, ma anche sul piano della concreta capacità di essere vivi, diciamo così, per dare vita a Charlie in questo momento di grande difficoltà. L'amico di Macron, mi chiedono di citare, si chiama Jacques Attali, segnalate questa diretta così insomma le persone cominciano a conoscere alcuni testi che sono testi fondamentali per capire qual è la presa di posizione di questi personaggi, che cosa teorizzano, che cosa mettono nero su bianco, ma che sappiamo che davvero c'è una lucida, intelligente regia di tutti questi percorsi rispetto ai quali noi dobbiamo essere consapevoli per poterli battere, perché se non conosci l'avversario in battaglia rischi di perdere. Piera Giacometti dice: fai le dirette alle 20 perché la gente non riesce più a guardare i falsi telegiornali. Me l'hanno detto più di uno, però alle 20, amici miei, voi siete a cena con le vostre famiglie, io non voglio intervenire, venire a rompere le scatole mentre voi siete a cena. Cerco di farle più tardi, appunto adesso alle 21:45 abbiamo fissato l'orario per far sì, insomma, che la partecipazione sia anche la più rilassata dal punto di vista dei tempi possibili. Saluto Andrea Cona, uno dei protagonisti della campagna elettorale del Popolo Famiglia a Verona, trionfale campagna elettorale. Abbiamo preso gli stessi voti di Forza Italia, grazie a Filippo Grigolini, candidato sindaco. Abbiamo preso molti più voti di Fratelli d'Italia, insomma un risultato davvero importante. È arrivato padre Giacobbe Elia, lo saluto, saluto Michela D'Adamo che ricorda Jacques Attali, è anche colui che ha teorizzato e propaganda il poliamore per scardinare la famiglia naturale. Le cose stanno sempre insieme, amici miei, stanno sempre insieme. Per questo quando oggi ho sentito che Angelino Alfano chiamava Boris Johnson Ministro degli Esteri britannico, io conosco bene Boris Johnson, è una personalità molto vicina al mondo LGBT, non c'era proprio speranza che avesse la nostra stessa sensibilità sul fatto Charlie Gard, e infatti ha avanzato quelle ragioni legali che poi sono state tradotte dalla presidente del Bambino Gesù come fatto legato evidentemente all'indisponibilità
del bambino Gesù di eseguire la sentenza di morte comminata dai tribunali britannici nei confronti di Charlie Gard. Sabino Sabini, gruppo preghiera Popolo della Famiglia, dice: la preghiera può cambiare davvero le cose e ci consente di fare la battaglia con i grembiulini, come li chiama Sabino Sabini. Saluto Maria Paola Canali, Gasperina Anna Ligiato, scusate, alla Claudia Brignoli che si chiude la app da sola. Cioè, cercate di tenere qualcosa. Se si chiude, chiudete e riaprite. Insomma, di solito funziona. È arrivata anche Vittoria Polacci. Buonasera a lei, cara Vittoria. Anche a te l'incarico di invitare tutti gli amici possibili alla diretta che stiamo tenendo in questo momento. Mi piace, condividi e invita gli amici. Giuseppe Brienza, salute Padre Giacobbe Elia, che ha celebrato la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria del Popolo della Famiglia, che si è tenuta nel 2016 nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Miradangio dice: sono solo criminali. La società ormai destrutturata, scrive Emanuela Canfora. Marco Berardi, fai bene, dopo cena in TV c'è solo propaganda 24 ore su 24. Vittoria Polacci era con sua madre. Non devi giustificarti, figuriamoci, puoi venire quando vuoi. Claudio Aurelio dice: Jacques Attali è uguale a Hitler al quadrato. Maria Chiara Nordio dice: sono orgogliosa di essere madre di un bambino disabile. La volontà di Dio sulla nostra famiglia è la nostra felicità. Se solo si sentissero tutti i genitori dei bambini disabili, davvero i medici del Great Ormond Street Hospital non avrebbero il coraggio di fare quello che hanno fatto. Irene Stagliano segnala l'intervista a Giuseppe Martignano, oggi pagina 3 della Croce. La faccio questa segnalazione, arrivatami da più parti. Leggete il quotidiano La Croce, ma insomma non voglio fare, come si dice, le marchette al quotidiano che dirigo. Sicuramente, insomma, ci trovate roba interessante e penso che ormai ne siete consapevoli. È arrivata in diretta anche Francesca Centofanti. Le chiedo immediatamente di attivarsi con i mi piace, i condividi e invitando più amici possibili alla diretta di oggi. Sono i nostri sguardi. Non ha ragione Don Mario Leonardi. I nostri sguardi a tenere in vita Charlie oggi. È proprio il contrario di quello che dice Don Mario Leonardi. Non l'accanimento mediatico, ma l'attenzione mediatica sta tenendo in vita Charlie. Saluto anche Filippo Fiani, oltre che Giuseppe Focone, Marcello Faustino, Giovanna Riva, Romina Caruso, Titti Mallitti, Simona Marinosci, Gianluca Giudice. Siete davvero moltissimi oggi. Stefano Sigali si chiede: il nazismo non è finito nel 1945? Ho avuto modo di dirlo proprio nel caso di DJ Fabbo. Attenti, si sta aprendo la finestra di un nuovo nazismo ed è un fatto. Anche Vittoria Polacci ribadisce la sua vicenda personale: ha una sorella disabile, ama ed è stata amata come non mai ed è viva. Roberto Mura dice: finalmente la TV rimane spenta la sera, molto più fruttuoso e stimolante ascoltare queste riflessioni. Dobbiamo svegliarci. Anna Maria Silvestri dice: il PDF è diviso al suo interno? Mai, il PDF è granitico. Saluto Massimo Dal Passo, saluto Arianna Schmucker, saluto Orazio Filippelli che dice: non sono medici, ma solo artificieri della scienza che non appartiene a loro. Saluto Laura Bolognini, saluto Martial Muster che dice: viva il PDF. Anna Luciano dice: perché la regina non parla su questo caso? La regina molto raramente parla su questioni, diciamo così, difficili e dirimenti e divisive. Albanova si dice d'accordo con questo orario. Emiliano Fumaneri, che cita Fabio Torriero, firmandosi Andrea Sofer, come sapete, qui su Facebook, parla di nazibuonismo. Tra l'altro segnalo sempre domani sulla Croce un bellissimo articolo di Emiliano Fumaneri proprio dedicato al caso Charlie Gard.
Bellissimo articolo, davvero. Ho appena finito di fare i richiami in prima, quindi insomma, con Giovanni Marco Tullio. Quindi, la redazione del quotidiano La Croce ringrazia Emiliano Fumanelli per l'articolo di domani sul caso Charlie Gard. Saluto anche Sara Pugliatti Lucania, Domenico Di Cugno, Anna Maria Silvestri, Marco Buono dice: sì, Andrea, un nazi buonismo. Anche il nazismo ha sdoganato l'eutanasia di Stato con un'azione di buonismo. Daniela Tascini dice: ciao a tutti, felice di essere con voi, anche se solo virtualmente. Ma ho un peso sul cuore che mi soffoca. Non posso credere che esistano medici e giudici come quelli che hanno deciso di fare fuori il piccolo Charlie. E invece esistono. Amici, mettiamoci in testa: esistono. La massoneria internazionale esiste. Il potere che confligge con l'umanità esiste. E noi possiamo solo combatterlo. Pregare Dio affinché ci affianchi nella battaglia e consegnare a Dio la vittoria che deriva dalla nostra battaglia. Ma il male esiste. Il male esiste. Saluto Luciano Di Battista, Massimiliano Forciniti, Alessandra Solesio. E vi ricordo dunque la possibilità che abbiamo, questi ultimi minuti di diretta, di fare un mi piace e un condividi alla diretta stessa. Fatela arrivare sul vostro profilo in maniera che possa essere percepita da più persone, anche nella maniera differita, diciamo così. È arrivata anche Alba Chiara Cristiani, che saluto con grande affetto. Saluto Paolo Pasini, Adriana Bonino. Flamina Longobardi scrive questo appello: Charlie, resisti, non mollare, accanto a te ci siamo noi, tante mamme, tanti papà che ti cullano con le loro preghiere. Ecco Federico Pieroni che dice: purtroppo i medici così ce ne sono tanti e non solo a Londra, pure qui da noi. Alex Biancospino propone di non pagare più la RAI o almeno di fare valere il peso politico del PDF. Saluto Lorena Cascia, Paola Zen che proclama di nuovo: a noi la battaglia, a Dio la vittoria. Rosa Eleonora degli Esposti, Francesca Bonaldo, Cristina Cecchetti, Daniela Di Primio. Che racconta di Giovanna Romanato, 59 anni, dentro a un polmone d'acciaio, che viene intervistata e dice: io ho la vita, io ho la vita. Questa è la frase fortissima di una persona rispetto alla quale la vita rimane diritto fondamentale, fondamentale. Cristina Cecchetti dice: come faremo a scongiurare questo assassino? Lo abbiamo detto, lo vinceremo. Vinceremo la morte come ci ha insegnato Cristo, impegnandoci per la vita, tenendo accesi i nostri occhi, guardando il letto di dolore di Charlie e dicendo: siamo qui con te, non ti abbandoniamo, siamo presenti, vogliamo che tu viva, vogliamo che tu venga nella nostra Italia, dove la civiltà giuridica non è barbara e non può immaginare la morte di un innocente. Questo è quello che dobbiamo fare. Siamo organizzati con una capacità di visione e di narrazione forte che hanno in questo momento costruito le condizioni per evitare la morte di Charlie, e infatti le nostre preghiere sono state ascoltate. Charlie è vivo. Ora continuiamo. Non dobbiamo fare altro che continuare, non indebolire mai questa nostra capacità di mobilitazione, perché come dice Giuseppe Focone, Charlie è nostro figlio. Giovanni Fiori dice: fuori da questa Europa massonica il prima possibile. Valeria De Persis dice: accendiamo la luce di Cristo, questo è davvero ciò che dobbiamo compiere. Saluto anche Emanuele Giachetta, Rosina Leoncavallo che dice: solo Dio è padrone della vita di ognuno. Raffaella Zanchini dice: forza fratelli, non siate tiepidi, forza Charlie. Barbara Figus ci saluta dalla Sardegna: forza Charlie, forza PDF, avanti sempre e Ave Maria. Claudio Aurelio scrive: quello che un tempo veniva fatto di nascosto per la vergogna, oggi lo vogliono fare per legge
e per fare soldi. L'uomo è ritenuto una merce. È arrivata anche Angela Ciconte, l'abbraccio, ha tenuto alto il vessillo del PDF, anche dove l'hanno, diciamo così, un po' maltrattata, e noi la ringraziamo per questa sua continua tenacia. Grazie Angela Ciconte, saluto Enrico Bianchini, Emanuela Canfora, Marinella Manfredi, Alessandra Trigila. Francesco Berdandini chiede: ma il nostro governo? Si è fermata la telefonata di Angelino Alfano a Boris Johnson, in cui Boris Johnson gli ha detto: non ve lo diamo, Charlie. E in serata Angelino Alfano ha anche ringraziato Boris Johnson per la chiarezza con quale gli ha detto due di picche. Ma siamo veramente alla follia, siamo veramente alla follia. Vabbè, non mi fate dire oltre, altrimenti poi finisco per trascendere. Il governo italiano è sicuramente molto deludente, molto deludente. Aspetto un passo deciso di Gentiloni presso Teresa May, che però francamente non mi aspetto. Non mi aspetto, però ci siamo noi, facciamo noi il governo italiano, facciamo il governo degli italiani. Il governo degli italiani, che fanno presidio permanente presso il letto di dolore di Charlie, accanto ai genitori di Charlie, sostenendoli con la nostra preghiera e anche con la nostra azione incessante. Davvero vi ringrazio molto. L'ultimo appello a fare mi piace e condividi a questa diretta, portatela sui vostri profili in maniera che più persone possibili possano leggere e ascoltare le parole che abbiamo detto oggi, le citazioni dei libri di Attali, le vicende della Massoneria internazionale, la descrizione dei conflitti sul piano medico, sul piano giuridico, sul piano politico, sul piano mediatico, che magari Don Mauro Leonardi in un momento di resipiscenza possa dire: forse ho detto una cavolata a dire che c'è accanimento mediatico nei confronti del piccolo Charlie. È proprio la mobilitazione di questi singoli Davide che noi siamo a far sì che forse con un po' di attenzione mediatica Charlie sia ancora in vita. Possiamo fare qualcosa davvero contro l'Europa massonica, come dice Isabella Fuccello. Grazie Emanuele Lobue, che dice che va bene questo orario di palinsesto. Mi pare che alle 23 in diretta c'è anche Gianfranco Amato che fa un'intervista su una TV locale, dovrebbe essere trasmessa anche dai nostri canali, quindi vedete voi. Mi pare che Marco Buono pure c'è il collegamento con la pagina dell'Avvocato Amato, la fanpage. Saluto Barbara Catania, che dice: bisogna spiegare cos'è il common law, perché molta gente non lo sa. L'ho spiegato. Le sentenze in Gran Bretagna sono precedenti di legge, dunque hanno bisogno, per il regime del common law che loro hanno, che questa sentenza venga applicata, diventi precedente di legge per applicarla poi analogamente ad altre situazioni di disabilità. Grazie davvero a tutti voi. Emanuele Lobue conferma Gianfranco Amato alle ore 23. Io allora lascio spazio davvero al segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Buonanotte e grazie per il sostegno anche di oggi. Noi ci ritroviamo nei prossimi giorni. Queste dirette non sono, diciamo, cadenzate, non le farò tutti i giorni, però spero davvero che quando sarà necessario ci ritroviamo in tanti a fare questa battaglia. Un ringraziamento particolare a Gianna Jessen, che scrive: ore, I must go do some other things, but I stand with you for Charlie. We stand with you, dear Gianna. Uniti, united, we can win this fight. Yes, we can, with the Holy Father helping us in this battle. Thank you very much. Grazie davvero a Gianna Jessen, grazie a tutti voi. Un saluto anche a Prisca Vegni, Anna Russo, a tutti gli amici. Una preghiera, come dice Anna Russo, per tutti i Don Mauro della Terra. Un abbraccio da Maria Rinolfi.